ritrovati su Army Focus. Allora, oggi vediamo l'ultimo accessorio previsto per il Remington 870, che è il portacolpi laterale. Ne fanno di diversi tipi, questo è uno forse di quelli più economici, permette il caricamento del colpo sia dall'alto che dal basso, cosa molto importante per l'abitudine che avete di uso tattico. Ha un'ottima tenuta del colpo, l'unico difetto, se vogliamo trovarlo, è che non ha una scanalatura qui che va a nascondere poi la matricola dell'arma, però insomma è una cosa a cui si può rinunciare. E invece qui abbiamo il discorso dei due pernetti, ok, quello grande e quello piccolo, ok, che verranno invece sostituiti con le due viti filettate. Questo è anche un vantaggio se vogliamo andare a smontare l'arma, perché ci basterà una chiave esagonale e non più un martello per premerli fuori se sono un po' duri. Quindi il montaggio è semplicissimo, ci viene data in dotazione tutte le varie rondelline, le chiavi per il montaggio e tutto quanto, quindi non ci resta che procedere al montaggio. Bene, per iniziare il montaggio prendiamo la rondella di quella della vite più grande e la mettiamo al suo posto. Prendiamo anche quella della vite più piccola, ok? Controlliamo che il grilletto sia in posizione allineata sui due fori. Andiamo a mettere prima quella più piccola. Di andarla a infilare al meglio, ecco. La stessa cosa con quella più grande, che invece va via tranquilla, sono più duretta. E andiamo poi ad avvitarle quasi fino in fondo. Ecco fatto, abbiamo allineato la vite piccola, che non andiamo subito a stringere. Andiamo invece ad allineare ora la vite più grande, ok? Prendiamo quindi l'altra chiave in dotazione e andiamo a effettuare anche qui l'avvitatura. Ecco qua. Andiamo quindi a stringere le nostre viti, non troppo, una, la seconda, ok. Ecco qui che abbiamo concluso. I nostri due pernetti vecchi li teniamo da parte comunque, e abbiamo concluso il montaggio del portacolpi del Remington 870. Abbiamo quindi ottenuto insomma uno shotgun un po' differente da quello di fabbrica, che davvero spara veramente molto bene, ma è un'ottima arma, però diciamo l'abbiamo migliorata per un uso tattico difensivo con qualche diciamo accessorio di libera vendita. E concludiamo qui, ci vediamo alla prossima serie, grazie.